volevano sapere il sample. Sì, sample. Ho preso alcune cose, come ho detto, nelle altre interviste da King Crimson, ho preso un po' qua, un po' là. In verità l'intro, cioè la parte di sfumatura in questo non l'ho mai rivelato. La sfumatura iniziale del sistema, questo pezzo fatto in fade in, crescendo. Quello è un loop distorto e tagliato di un pezzo di Pink Floyd, quindi ho cercato, preso un po' qua, un po' là. Ho preso anche da colonne sonore di film, di cartoni animati alle quali di cui sto abbastanza, devo dire, fissa, come non so, Neon Genesis Evangelion. Ho preso un po' tutto quello che mi sembrava che potesse aver senso. Per quanto riguarda l'importanza della parte melodica e la parte ritmica, io è venuto abbastanza in modo naturale, nel senso che io comunque per produrre quelli che poi sono stati 9 beat che compongono il disco, anche mi interfacciavo con lui, magari mi diceva: guarda, io sto scrivendo questa cosa, si chiamerà probabilmente Rollerball, e quindi diceva: mi devi fare un beat, mi serve un beat e mi dà il senso che sto correndo, che è una cosa che vado di corsa. Poi, ripensando anche un po' al film Rollerball e tutto quanto, sì, mi ricordo. Allora, cioè, subito dopo gli ho fatto quel beat, appunto 103 bpm, abbastanza cavalcato, che dà il senso di velocità, oppure la verità deve essere una cosa più introspettiva e a differenza di altre cose, invece di partire dalla scrittura ritmica, sono partito proprio dall'arrangiamento di basso. Che cosa ho fatto? È stato un giro di basso, ho costruito tutta la melodia del brano, poi ci ho messo sotto una batteria che potesse fittare con tutte le cose. Quindi è un po'... viene, basta che poi alla fine c'ha senso. Per questo progetto? No, okay. Perché sono abbastanza... volevo che quella cosa fosse mia, nel senso che avevo sempre sentito tante cose, anche nel rap italiano mi piacevano, tante cose che ero contento che qualcun altro facesse, ma che io non avrei mai fatto. E io volevo che Artificial Kid fosse anche questo, cioè fosse una cosa che io potessi riconoscere come mia, perché avevo curato tutto, e che qualcun altro appunto era preso bene dall'ascoltarla e diceva: finalmente qualcuno ha fatto una cosa che non c'è, in una certa direzione, che però non avrebbero provato a fare. Mi sembra che non sia successo. Allora non l'avrei fatto. Adesso sono un po' più aperto, molto bello. Io non scrivo mai studio, primo perché non ho uno studio, nel senso che anche come Collo del Fomento, quando dobbiamo registrare andiamo in vari studi, ma ci manca in realtà questa cosa di avere uno studio proprio dove fai base, ti metti, non so, il beat per 3 ore e ti metti a scrivere. Sono uno che ha dei tempi proprio paleolitici a scrivere, quindi proprio il testo, prima che ne sono convinto, posso riscrivere, non so, 10 volte la stessa strofa, magari le versioni sono molto simili, ma per me no. Cioè basta una pausa che ancora non mi convince di questa strofa qui non gira. In realtà per questo disco ho scritto anche molto più in fretta di quanto ero abituato a fare. Perché? Perché in realtà c'avevo un po' di cose vecchie che sono andato a ricordarmi, e erano un paio di idee che avevo messo da una parte della mia testa, ho detto prima o poi. Per esempio il ritornello della verità è un ritornello che io ho scritto su un quaderno, sul mio quaderno di rime, penso del 1999, quindi parliamo proprio di tantissimi anni fa, che proprio era rimasto lì. E un giorno lui mi diceva: facciamo qualche pezzo in più, prima era solo uno, poi erano diventati 4, poi vabbè, ma fammo il CD, facciamo un po' di più. Ho detto: guarda, fammi, dico, per curiosità, dico, mi vado a rivedere i miei testi, il quaderno di testi di quando era proprio pure con le scimmie del deserto, e in quel periodo c'avevo già un po' di rime, tipo innesti sotto pelle, tutte queste cose qua. Ho detto: se mai esce fuori qualcosa che non ho utilizzato al tempo, e mi dai là. E ho trovato questo pezzo, La Verità, che poi le strofe le ho riscritte tutte da capo. Però dico, però il ritornello, cioè, dico, mi piace sta roba, così la potrei usare. Quindi diciamo ho scritto quasi tutto a casa,
in tempi relativamente veloci, tranne il primo pezzo che me lo sarò penso fatto girare in testa per 4-5 mesi, quello Cyberpunk State of Mind, e l'ultimo pezzo che è proprio la verità, la seconda strofa l'ho praticamente scritta in corriera andando da lui, perché lui è un uomo dal pressing molto che lo avverti, no? Quindi mi mandava minacce di morte, tipo se vieni entro 3 giorni mandiamo tutto a portare, e io baravo clamorosamente, gli dicevo ho già scritto tutto, è tutto pronto, invece non era vero. Quindi diciamo che ho rifinito un po' di testi al volo e alcuni mi sono venuti molto, molto velocemente, tipo uno con Miei Percubo l'ho scritto abbastanza in fretta, anche se io sono uno che scrive in una maniera molto strana, cioè io magari scrivo 5 strofe, poi butto tutto e di ogni strofa salto 4 rime e poi in qualche modo riesco a prendere questi 5 pezzi da 4 rime ognuno, li comincio a incastrare, cambio delle cose, dico qui non si lega bene, qui il senso, e in qualche modo poi mi esce una strofa che dico ok, qui ho preso il meglio di 4 cose di cui mi piacevano solo queste cose, le ho unite ed è diventata un'unica strofa che però secondo me nella mia testa dico questo è quello che volevo fare. Quindi io c'ho molto questo fatto che spesso mi vado a saccheggiare mie vecchie strofe, io sono pieno di roba che non è mai uscita, mai registrata, che però la scrivo e dico magari fra 2 anni questa rima mi servirà per un pezzo, perché quindi rimane lì e poi me la vado a riprendere. No. Guarda, più che altro io non ho preso una cosa proprio specifica, io ho preso 2-3 concetti, uno è il concetto di replicante e da Blade Runner ho preso il concetto di replicante che però capisce di essere un replicante e non gli va bene, che in qualche modo è una metafora un po' dell'individuo moderno, nel senso che penso che la maggior parte delle persone quando poi capiscono che tipo di vita stanno facendo, in che mondo ne vivono, non sempre sono contenti, cioè c'è questo senso di ribellione interna. Allora non so, persone che magari lavorano per 40 anni e poi gli viene il dubbio, ma non è che ho fatto lo schiavo per 40 anni che mi avete spaccato il culo per un lavoro così e voi non mi date la pensione, cioè dovunque ti giri non c'è nulla, questo è un paese dove non funziona niente. E quindi da una parte io volevo prendere la metafora del post atomico come se in questo paese fosse scoppiata una sorta di bomba, diciamo, atomica, in questo futuro dove tutto è distrutto e quindi si ricomincia dalle macerie, da una parte, dall'altra parte anche invece il concetto di megalopoli, cioè invece di città che vengono costruite sempre di più, sempre più verso l'alto, in cui pochi stanno bene e sempre di più stanno male, un futuro dove ci sia un controllo sempre più massificato, e la tecnologia di oggi è così, nel senso tutti abbiamo l'iPhone, abbiamo il satellitare vuol dire che qualcuno sa sempre noi dove stiamo, si usa sempre di più la moneta elettronica, no? La carta di credito, la prepagata, e che qualcuno può sempre sapere quando hai speso, quanto hai speso, dove, perché. Quindi ho fuso un po' queste cose, in realtà non ho preso qualcosa di particolare, ho detto che questa ci faccio sta rima. Mi sono semplicemente lasciato andare, poi quando scrivevo ho detto butto fuori tutto quello che ho incamerato, quindi cioè in assurdo ho pensato a questo mondo, di proprio il classico mondo cyberpunk di queste città piene di gente dove uno ha il braccio meccanico, quell'altro vola, quell'altro magari è paralitico ma ha la sedia a rotelle elettrica, dove tutto è comprare, no? 1000 marche, 1000 cose, così. L'unico pezzo che in qualche modo ci ha rivisto poi dopo, un collegamento che non era voluto, è la verità che in qualche modo ci ha rivisto Scanner Dark. Cioè, nonostante Scanner Dark l'ho usato in Cyberpunk State of Mind, perché è stato proprio là. Cioè, io ho visto quel film, mi ha trasmesso un malessere e mi ha reso cosciente del fatto che io in quel momento della mia vita non stavo veramente più capendo niente, né di me né di quello che mi circondava. Non sapevo neanche più che cosa volevo dire nel testo. Quindi la frase che cosa vede uno scanner, spero che uno scanner veda più chiaro di quanto vedo io, ho detto io devo scrivere qualcosa che fa capire quello che sta dicendo questo film, cioè una confusione che può essere interna ma anche generata dall'esterno, perché questo è un mondo che spesso ti confonde, per quante informazioni ti arrivano ogni secondo, comunque a cui te puoi accedere, dopo un po' ti ritrovi, hai passato tutta la giornata sulle rassegne stampa, sai 100.000 cose, ma non le riesci né a farle quadrare né a decodificarle bene, non
sei pieno di emozioni, pieno di nomi, di etichette, di cose che spesso ti generano un caos in testa. E mentre in realtà ho usato Cyberpunk City, ho usato Scanner Dark per stare con Cyberpunk City ormai, mentre in realtà Cyberpunk City ormai non vuole parlare di una confusione, ma parla proprio di una sorta di depressione. La verità è invece il testo più sulla confusione. E quindi poi risentendomi un disco ho detto quasi, cioè quasi sembra che la frase che ho messo di Scanner Dark in realtà poi ha ispirato in qualche modo la verità. Anche se ripeto, il ritornello, che è la chiave di tutto, era un ritornello di 10 anni fa. Quindi in qualche modo non è partito da Scanner Dark, però Scanner Dark è come se fosse stato un faro che mi ha illuminato certe cose che...